tutti e ciao a tutte e ben ritrovati. Nel video di oggi andiamo a parlare dei tanto temuti riflessi verdi, blu, capelli verdi. Quando si possono verificare questi casi? Perché veramente basta digitare su Google capelli verdi e viene fuori il mondo. Ecco, quando si verificano i capelli verdi oppure i riflessi verdi sui nostri capelli utilizzando le erbe tintorie? Quando su dei capelli bianchi, grigi, si utilizza il katam o l'indigo puro. State certi che il risultato sarà uno dei capelli con dei riflessi verdastri oppure addirittura verdi. Se utilizziamo sui nostri capelli bianchi o grigi dei mix tintori pronti, dove praticamente la prevalenza è delle erbe tintorie scurrenti, ossia il katam e l'indigo di nuovo. Quindi se la percentuale di lausonia è talmente bassa da non poter coprire i capelli bianchi, fatto sta che il risultato saranno dei capelli verdastri. Si può verificare anche nel caso in cui andiamo ad applicare la cassia o il cedar, più raramente con cedar, ma soprattutto la cassia, su dei capelli biondi, chiari, naturali, ma anche su dei capelli biondi decolorati. Quindi la cassia non solo potrebbe scurirvi di una tonalità i vostri capelli chiari, ma potrebbe anzi, soprattutto in caso di capelli tinti chimicamente, potrebbe dare dei riflessi verdastri. Quindi fate sempre il test di prova, mi raccomando. Ovviamente la stessa regola del katam puro oppure dell'indigo puro vale di non applicarli su dei capelli decolorati. Quindi se io ho delle lunghezze bionde decolorate, quindi ho ottenuto da un castano un capello biondo e voglio tornare castana, oppure voglio ottenere un castano cenere, che si ottiene solitamente con un mix di cassia e katam, se io vado ad applicare questo mix di cassia e katam su delle lunghezze decolorate, state certe che i capelli verranno fuori con dei riflessi verdi. Ci vuole sempre una minimissima percentuale di lausonia dentro il vostro mix, di solito almeno un 20%, però non è una regola fissa. Come sapete, le erbe tintorie non sono una scienza esatta, quindi andate sempre a fare il vostro test di prova. Ci vuole, dicevo, una minima percentuale di lausonia per contrastare il riflesso verdastro, perché appunto la lausonia, colorando, avendo il pigmento rosso, va a contrastare il riflesso verdastro oppure bluastro che potrebbe risultare sui vostri capelli. Ovviamente il riflesso verde si può verificare anche su dei capelli enati oppure sui quali avete stratificato non solo la lausonia ma anche il katam e l'indigo. Quindi in tutti e due i casi si può verificare. Non ne parliamo anche di capelli trattati con ENE rinforzato con picramato. Se andate a decolorare queste tipologie di capelli, quindi capello stratificato con lausonia, capello trattato con indigo e katam, capello trattato con lausonia rinforzata di picramato, se andate a decolorarli, state certi che anche se è passato un anno, va bene che non avete più appunto applicato le erbe tintorie sopra, ma la lausonia è sempre presente nel vostro fusto. Il lausone, la sua molecola tintoria, ha già legato con la cheratina presente nel fusto. Sì, ha scaricato nel tempo, ma è sempre lì. Quindi andando a trattare chimicamente il vostro fusto, andrà a tirar fuori questi riflessi verdi. Ecco, video brevissimo, ma spero utilissimo. Vi saluto, vi invito a condividere come sempre il video con i vostri amici, con le vostre amiche, con chi ritenete più opportuno. Se il video vi è piaciuto, il solito like, e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!